Comincio lo scopando dal 2 all'8 ottobre del 2023. Dobbiamo fare una premessa, ovviamente tutti i vari appuntamenti che ci sono sul canale 264 di Gusano Italia TV, oppure scaricate l'app di Gusano Italia TV e portate l'app sempre con voi. Detto questo, gli appuntamenti con Paola Asmi sono il lunedì, il martedì e il giovedì da mezzanotte a mezzanotte e 30 nel salotto buono di Gusano Italia TV. Ovviamente lì farò il lunedì, condotto, ricordiamo, alla buon'ora da Simone Lemmo. Il lunedì farò l'oroscopando della settimana, il martedì un flash sul GF, perché c'è la puntata di lunedì sera ovviamente da commentare, e il giovedì invece faremo ovviamente i segni favoriti del weekend, quelli sul podio, con i relativi personaggi associati ai segni zodiacali sul podio, quindi faremo anche un po' di gossip. Il lunedì poi l'appuntamento alle 8.05 su Radio Cusano Campus nella trasmissione Baghera Good Morning, condotto da Arianna Caramanti e Luca Bussoletti, dove farò l'oroscopo settimanale, però potete anche vedere sul canale 264 perché è sia radio che televisione. Detto questo, poi il mercoledì c'è sempre l'appuntamento con l'oroscopo settimanale su TAG 24, l'oroscopo in anteprima della settimana che segue, quindi sarete curiosi di sapere come sarà la settimana successiva. Guardate su TAG 24 da mercoledì, quindi ogni mercoledì della settimana precedente, e poi l'abbreviazione dell'oroscopo della settimana su Cusano Italia TV, quindi in pillole sul profilo di Cusano Italia TV e oroscopando ridotto sul profilo di Paola Asprey. Detto questo, cominciamo con e poi la cosa più importante, domenica mattina l'appuntamento in Buongiorno Weekend con Martina Gatto, dove dalle 10 alle 10.20, dove faccio l'up and down dei personaggi della settimana, quelli che avete visto in televisione, e poi il podio dei segni zodiacali della settimana che viene. Detto questo, cominciamo oroscopando dal 2 all'8 ottobre 2023, lo potete trovare su www.spettacolandotv.it. cominciamo con l'Ariete. Non è certo facile venire a patti con voi in questa settimana, siete facilmente irritabili e quello che vi circonda non vi piace e vi delude spesso. Con l'arrivo di Mercurio in Bilancia sarete fuori fase e vi distrarrete facilmente nel lavoro e nelle cose pratiche. Il sesso però è la panacea di tutti i mali, fatelo con il partner o anche con chi vi piace. L'importante è fare un allenamento intensivo, 3S, con la parola d'ordine fuori fase. Toro, segno di terra, aspettate con ansia l'arrivo della Venere in Vergine per vivere l'amore in maniera più stabile e come piace a voi. Sarete agevolati sul lavoro, Mercurio in Bilancia vi rende più forti e determinati, offrendovi su un piatto d'argento occasioni speciali. Mangiate un po' troppo, datevi un freno, altrimenti sarete infelici e ciccioni. Quindi un 4S con la parola d'ordine sovrappeso. Gemelli, segno d'aria, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Ritornerete a sorridere per una situazione astrale a vostro favore. I pianeti in Bilancia vi rendono più sprint e pronti per nuove occasioni professionali. Dovete però sempre tranquillizzarvi, il vostro è un segno che si spazientisce per poco. E quindi fate un po' di yoga e rilassatevi con il partner con giochini erotici da adolescente impertinente. 4S con la parola d'ordine sprint. Cancro, segno d'acqua, il vostro timore è di non essere più giovani come un tempo, quindi farete in modo e in maniera di apparire quello che non siete per competere con chi ha meno anni di voi. La concentrazione dei pianeti in Bilancia non vi aiuta ad avere buoni rapporti sia in famiglia che con il partner. Con quest'ultimo sarete possessivi. Non sopportate l'idea che qualcuno possa corteggiare chi volete tenere sotto una campana di vetro. Nel weekend risalirete la china, avete molto fascino. 4S con la parola d'ordine possessivi. Leone, segno di fuoco, vi piacciono le situazioni complicate, soprattutto in amore, quindi non vi risparmierete nel rincorrere qualcuno che vi piace. I progetti sono molti e c'è chi vi aiuterà ad attuarli. Sarete più pratici
ma meno romantici, se avete un rapporto collaudato da tempo, rischiate di essere distratti e insensibili per gettarvi nella professione ad oltranza. Nel fine settimana sarete dubbiosi verso chi collabora con voi, ma siete troppo protagonisti per curarvi di chi vi invidia, quindi un 4S con la parola d'ordine impegnati. Vergine, segno di terra, quello che più vi interessa è superare gli altri nel lavoro. Questa è una settimana in cui sarete bravissimi nel crearvi situazioni lavorative a vostro favore, farete amicizie importanti che vi agevoleranno in parecchie cose. L'amore per voi è lontano anni luce, non avete né tempo né voglia di sentire un partner che vi rimprovera ogni piesso spinto. Preferite una pausa sessuale con un collega. Quindi un 4S con la parola d'ordine in pole position. Bilancia, segno d'aria, una settimana in cui sarete protagonisti se solo lo volete. Le conoscenze in situazioni mondane vi spianano la strada per il successo, quindi non dovete fare più di tanto per arrivare a meta. Basta la vostra presenza e il vostro stile elegante per ammaliare tutti. Unirà il utile al dilettevole, un incontro professionale può trasformarsi in relazione travolgente. Quindi un 5S con la parola d'ordine incontri propizi. Scorpione, segno d'acqua, siete sempre stuzzicati dall'amore, soprattutto quando vi sfida. Aspettando l'arrivo di Venere dal 9 ottobre, dovete fare i conti con i patemi sentimentali e optare per una sana e soddisfacente intimità sessuale, senza approfondire più di tanto. Con Mercurio in Bilancia, invece, sarete di nuovo in pista nella professione, pronti ad accompagnarvi a persone giovani che hanno stima di voi. Fine settimana per i single con ormone a palla. Parola d'ordine, single arrapati. Sagittario, segno di fuoco. Sarete di nuovo pronti nella professione, finalmente reattivi e non con quella malinconica espressione di sottomissione. La bilancia vi supporta e vi spinge ad osare con un bel Mercurio che vi fa trovare da subito la chiave di volta del successo. Nel weekend vi ritroverete con il partner, le troppe tensioni ti hanno fatto dimenticare l'amore. Ora il sesso metterà a tacere le discussioni passate. 5S con la parola d'ordine, successo. Capricorno, segno di terra, avete più cura di chi amate. Dovete avere più cura di chi amate. È l'imperativo categorico in questa settimana. Non trascurate gli affetti, vi sono da supporto sempre. Mangiare vi piace. E spesso lo fate anche con un po' di indolenza, non pensando alle conseguenze. Quindi la bilancia vi ricorda che avete sforato dal vostro solito peso abituale, quindi vi dovete mettere a dieta. Nel weekend c'è chi corteggia chi amate, ma riuscirete a metterlo in fuga. 3S con la parola d'ordine dieta. Acquario, segno d'aria, il lavoro è importante per voi in questo momento. E se quello che avete non vi gratifica più di tanto, è il caso di trovare qualcos'altro, anche perché avete la fortuna e la capacità di cambiare radicalmente il vostro destino in questo momento. Chi vi ama vi seguirà, oppure sarà il caso di pensare di tornare free. A fine settimana siete tellurici, forse è il caso di fare una pausa dal lavoro, dedicatevi a voi stessi e alla vostra forma fisica. In questo anche il sesso è contemplato, quindi un 4S con la parola d'ordine trovate altrove. Pesci, segno d'acqua, diventate un Otello perfetto questa settimana, la vostra Desdemona vi sfugge, o almeno a voi sembra così. Sarete sospettosi e possessivi, le liti sono ricorrenti e sarete quasi sempre con il muso lungo. A consolarvi è la professione che va alla grande, grazie al sostegno dei pianeti in Bilancia. State pensando a qualcuno del passato, non è il caso di riprovarci, è meglio guardare al futuro anche se impegnativo. 4S con la parola d'ordine possessivi. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 2 all'8 ottobre del 2023. Per tutte le altre cose, come ho detto prima, potete guardare sul profilo di Paola Asme e sul profilo di Cusano Italia TV. Sui social mi trovate spesso e volentieri. Andate a guardarlo. Ciao, buon oroscopando da Paola Astri.